No, una bella serata, ero curioso di sentire il boato del gol del Massimino che ci è rimasto in gola tante volte, la volta scorsa e oggi l'abbiamo sentito ed è stato veramente grande. Abbiamo fatto dei passi avanti in certe cose, in altre magari che abbiamo verificato oggi per la prima volta, magari l'andare in vantaggio potevamo, anzi dovevamo gestire un po' meglio tra l'1-0 e il 2-0 quella fase, ci siamo abbassati un po' e non tutti, nel senso che siamo stati per tanti tratti del primo tempo un po' lunghi, riuscivano a trovare gioco dietro le linee e questo potevamo lavorarlo meglio, come potevamo lavorare meglio alla gestione della palla dall'1-0 al 2-0, nel senso che a volte abbiamo forzato e è vero che è diventata una partita un po' cost to cost, dove si andava avanti noi, avanti loro, avanti noi, molto dispendiosa fisicamente, però devo dire che poi i ragazzi hanno saputo gestire bene i determinati momenti. No, è la seconda, c'era veramente caldo oggi. Devo dire che il miglioramento più grande che abbiamo fatto è che nel momento un po' di difficoltà, col Crotone in quei 10 minuti abbiamo concesso un'occasione e il gol ed eravamo un po' più. Oggi, anche se ci siamo allungati un po', abbiamo sofferto, abbiamo fatto Chiricò e Marsura dei rientri importanti che hanno dato dei raddoppi importanti. Zammarini e Rocca sono ripartiti, Rizzo comunque ha interrotto tante ripartenze loro. Quindi in quel momento lì abbiamo lavorato meglio ed è stato un passettino avanti perché come si vede anche gli altri, non è che guardi i risultati degli altri, però è un campionato difficile, equilibrato e competitivo. Infatti è quello che secondo me potevamo fare meglio perché fino all'1-0 abbiamo avuto tante situazioni, siamo riusciti ad essere aggressivi nelle vicinanze della loro area. Dopo il gol abbiamo iniziato ad aspettarli a metà campo, diventa un altro tipo di partita, allora magari i centrocampisti andavano in avanti e i difensori non potevano perché la palla era libera, quindi sono create un po' di spazi. Quello dobbiamo migliorare, però è la prima volta che ci troviamo davanti in campionato, sono tutte cose che più si gioca insieme, più si riesce a capire. Ora le andiamo a visualizzare, andiamo a capire il perché. Poi devo dire che abbiamo incontrato una squadra allenata molto bene, brillante, fisicamente molto rapida e quindi in certe situazioni ci ha anche messo in difficoltà. È anche vero che questo suo modo di attaccare con tanti giocatori ci ha permesso di fare tante ripartenze in campo aperto dove abbiamo avuto veramente diverse occasioni da gol importanti. Ma siamo arrivati quasi, ora poi la riguardo, certe cose le devo rivedere, però siamo arrivati quasi sempre o al cross o al tiro o al corner. Quindi vuol dire che siamo arrivati fino a là. Può essere che qualcuna magari potevamo sfruttarla meglio, però veder ripartire Chiricò, Marsura, Di Carmine, Zammarini, Rocca è un piacere perché hanno gamba, qualità e ti portano nell'altra area di rigore. Quindi quel lavoro lì l'hanno fatto molto bene. È stato molto dispendioso perché quando poi fai questi strappi di 50 metri magari perdi brillantezza nell'aggressione, quindi sei costretto ad abbassarti perché perdi dei giocatori, perché se si vuole andare in avanti bisogna aggredire tutti in avanti, se mancano due giocatori trovano sempre l'uomo libero, squadre organizzate come il Picerno. Beh, non è che Di Carmine, lo sapevamo prima di prenderlo, che era un giocatore importante, l'ha dimostrato oggi e deve ancora crescere di condizioni, ma sa giocare schiena alla porta, attacca alla profondità e poi finalizza. Manuel Sarau quando è entrato ha fatto quello che doveva fare, come domenica scorsa, un parco attaccanti con Dubiskas ancora fuori, che sono di grande qualità. Poi gli esterni, Chiricò, Marsura, anche Bocic quando è entrato ha fatto due cose importanti, ancora poi entrerà De Luca, abbiamo ancora Chiarello, davanti abbiamo tanta, tanta scelta, in questo momento hanno giocato questi che ho nominato, ma ora giovedì abbiamo un'altra gara e penso che la qualità che abbiamo davanti sia un'arma importante per il Catania. Mister, lei ha parlato di Carmine, le è piaciuto, ma credo che sia rimasto soddisfatto anche dai nuovi, per esempio Boà e Silvestri, oltre appunto, come dice lei, dai subentranti. Allora le chiedo, Silvestri oggi ha dato anche una maggiore sicurezza dietro, anche nella fase di costruzione, che è quella che vuole lei? Ma anche Silvestri, sono giocatori importanti, sono giocatori che sanno giocare, sanno leggere le partite, e ha lavorato molto bene, tra l'altro era una partita più complicata per loro perché spesso si sono trovati a giocare con palla libera sia lui che Curado e hanno avuto lo stesso il coraggio di giocare a volte uno contro uno. Dobbiamo cercare di limitare queste situazioni e capire che se non c'è aggressione dare un po' più una mano a loro, ma si sono disimpegnati molto bene e con la palla. Quando dico con la palla potevamo fare meglio è un collettivo perché c'erano degli uomini liberi che non vedevamo. Abbiamo
giocato un po' più nella gestione del risultato, cosa che al 30esimo, ora non mi ricordo a che minuto abbiamo fatto gol, però mi sembra, mi sembra è un po' troppo presto. Dobbiamo avere il coraggio, la forza di giocare, è una squadra forte, con personalità, con qualità, e quindi deve avere il coraggio di determinare i tempi gestendo lei i minuti della gara. Questo possiamo, dobbiamo migliorare, ma ripeto, è la prima volta che andiamo avanti, la voglia anche di vincere in casa dopo una sconfitta ti fa portare magari a guardare il cronometro, tante piccole cose che quando acquisiremo fiducia, come stiamo acquisendo di volta in volta, sarà anche più facile gestire.